manovra finanziaria regionale e relativi tagli. In previsione del ridimensionamento dei trasferimenti agli enti previsto dalla legge finanziaria nazionale, che potrebbe essere approvata domani a Roma, la cura dimagrante per far quadrare i conti in Sicilia passa attraverso la riduzione dei costi della politica. Il primo step deciso dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è quello di abolire i buoni pasto da 9 euro per i parlamentari regionali. Tagliate anche le indennità di aggiornamento culturale, pari a circa 6.000 euro all'anno. Raddoppiato invece il contributo che i parlamentari all'ARS devono versare per finanziare il fondo sanitario e assicurativo. Intanto per oggi, nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza per discutere ed eventualmente deliberare le proposte avanzate dai questori dell'ARS, che prevedono, tra le altre cose, la riduzione da 90 a 50 dei deputati siciliani, provvedimento questo che però prima deve essere approvato dalla Commissione Affari Istituzionali. Intanto sarebbe al vaglio di alcuni gruppi parlamentari un disegno di legge che annullerebbe l'equiparazione dei compensi spettanti ai parlamentari dell'ARS a quelli del Senato della Repubblica. Legge questa in vigore a Palazzo dei Normanni dal 1965. Ed in periodo di tagli e di sacrifici a cui sono chiamati i cittadini contribuenti, fa riflettere quanto contenuto in un articolo apparso ieri sul giornale economico Quotidiano di Sicilia, circa il rimborso spese carburante elargito dall'ente provincia regionale di Agrigento ai consiglieri di Aura Giglia. Secondo quanto scritto dal giornalista Paolo Picone, per i soli mesi di giugno e luglio scorsi la provincia avrebbe sforzato la somma di 11.293 euro per il rimborso delle indennità chilometriche. Nell'articolo sono riportate le cifre che i consiglieri provinciali avrebbero incassato. Tra loro, sempre secondo il Quotidiano di Sicilia, ci sarebbe anche chi sarebbe arrivato ad usufruire di un rimborso di circa 2.000 euro.